Con questa rete di Scarnecchia, dopo poco più di un minuto di gioco, la Roma ha disorientato e messo in ginocchio il Pescara per tutto il primo tempo. È finita 3-2, una partita che ha visto i romani approfittare dello sbandamento degli abruzzesi, che hanno mostrato subito di risentire della doccia fredda e si sono fatti prendere dal nervosismo, mancando facilissime occasioni per agguantare il pareggio. La vittoria della Roma comunque è stata netta e meritata e la partita ha messo in luce in più di un'occasione il divario di classe tra le due squadre. Molto equilibrata e ben impostata a centrocampo in difesa la Roma, non ancora registrata nei vari reparti e con idee poco chiare la squadra pescarese. La Roma, che aveva avuto altre occasioni per segnare, raddoppiava al 33esimo con Amenta. Ecco l'azione. Amenta scendeva sulla sinistra e batteva con un diagonale Piagnerelli. Reagiva il Pescara e 3 minuti dopo Silva aveva la palla buona per accorciare le distanze, ma non sapeva sfruttarla e Paolo Conti poteva agevolmente parare. Al 40esimo era bravo Piagnerelli a deviare in angolo una punizione dal limite di Di Bartolomei. All'inizio della ripresa Angelillo sostituiva Cerilli con Di Michele e il Pescara si mostrava subito trasformato in meglio, tanto che dopo 2 minuti e mezzo accorciava le distanze con lo stesso Di Michele su cross di Nobile. Gli abruzzesi sembravano rinfrancati e si lanciavano di nuovo all'attacco in cerca del pareggio, ma la difesa della Roma non lasciava spazio. E al 9, Ancelotti, dopo un'azione di batti e ribatti, trovava lo spiraglio buono per portare a 3 i gol della Roma, che per molti minuti cercava di addormentare la partita, sfruttando il contropiede. Ecco la rete di Ancelotti. Come al 23esimo, quando Scarnecchia scendeva, ma giunto al momento del tiro, a pochi passi da Piagnerelli si faceva togliere dai piedi il pallone dal suo ex compagno di squadra, Chinellato. L'altro ex romanista nelle file del Pescara era Loris Boni, che si è battuto con molta grinta. Poi al 24esimo il gol di Nobili su punizione dal limite che fissava il risultato sul 3-2. Ed è stato molto bravo Paolo Conti al 30esimo ad evitare il pareggio su un forte tiro di Chinellato. E a ripetersi un minuto dopo su un colpo di testa di Silva. Poi la Roma ha battuto solo a difendere il risultato.